Mister Marco Veronese, direi che il girone di ritorno del Parma non poteva iniziare che in questo modo, cioè nel migliore dei modi. Sì, molto soddisfatto del risultato, abbiamo fatto alcune buone cose, altre ahimè un po' meno, però ripeto, nella totalità della prestazione secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, ci sono dei ragazzi che sono molto in crescita, altri hanno avuto secondo me un arresto un po' fisico, però posso essere soddisfatto. E, vista la prestazione di entrambe le squadre, ne è scaturita una bella partita, perlomeno per quello che è il pubblico che ha seguito l'incontro. Chiaro che magari l'esame del tecnico va più sulle cose meno belle che non su quelle belle, cioè va da sé. Immagino che sia per te anche per il tuo collega della Virtus Entella. Sì, ma io in genere cerco di essere il più critico possibile. Secondo me abbiamo fatto molto bene fino al gol, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo occupato bene gli spazi, tutti i giocatori si sono mossi molto bene. Poi forse abbiamo leggermente allentato la tensione, però primo tempo buono, secondo tempo abbiamo gestito male qualche situazione, nel senso. Abbiamo giocato quando eravamo forse in difficoltà, sotto pressing, così abbiamo fatto delle ripartenze buonissime, poi ci è mancato l'ultimo passaggio, abbiamo fatto la scelta peggiore, perché a volte siamo andati al tiro quando potevamo comunque fare l'assist o cercare un passaggio in più e mandare compagno, però dopo comunque sia, questo credo sia una squadra che un campo alle spalle, su in velocità così, è una delle sue armi migliori, quindi appunto in queste situazioni poi abbiamo fatto il secondo e il terzo gol. No, del vero dobbiamo anche dire che in certi momenti critici della partita è stato decisivo Edoardo Corvi, il nostro portiere, che oggi insomma si è superato in diversi interventi. È lì per fare il suo mestiere, quindi se no si gioca senza portiere. È normale che ci sono anche gli altri. Poi nel calcio si parla molto di possesso, non possesso, però secondo me ci sono delle fasi nella gara in cui l'aspetto mentale è molto predominante, quindi in alcune situazioni quando magari loro premono un po' di più, se si ha un po' più di personalità, di capacità di gestire i momenti, magari non subisci gol, però a quest'età qua, ripeto, questo è ancora un aspetto che deve ancora maturare. E oggi è iniziato il girone di ritorno, però paradossalmente inizia anche un periodo, immagino io, quasi di vacanze di Natale, no? Visto che poi i prossimi impegni sono distanti. Sì, io personalmente ne ho anche un po' bisogno, quindi come tutti, abbiamo lavorato tanto e spesso moltissimi giocatori hanno fatto settimane da 4-5 allenamenti doppi tra prima squadra e noi, quindi abbiamo bisogno tutti di un po' di riposo. Bene, allora buone vacanze, Grazie anche. meritate.